un ringraziamento a chi lo ha organizzato, all'Associazione Culturale La Voce Alta, nella persona di Marinella Pomarici, all'Opificio di Letteratura Reale della Federico II, nelle persone di Francesco De Cristofaro, di Gianni Maffei, di Elisabetta Vignente. E niente, dirò pochissime cose perché siamo l'unico desiderio che ci spinge qui e ci motiva a stare qui e ascoltare Sandro Lombardi. Ti dirò soltanto una cosa: che uscendo potete lasciare il vostro nominativo e la vostra mail per la newsletter dell'Istituto, in modo tale da essere informati su tutte le attività dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, in particolare sul Teatro della Filosofia, che è una sorta di grande frame, di grande cornice all'interno della quale poi si scrive anche il nostro progetto. E poi andandovene, è del tutto facoltativo, ma sarebbe un gesto simbolico molto apprezzabile, potreste anche lasciare qualcosa di qualunque entità che poi potrebbe essere utilizzato sia per la manutenzione onerosissima di un palazzo come questo, di appartamenti come questi, sia per ristorare in parte i costi affrontati per le attività. Il progetto che apriamo stasera ha per titolo Filosofia del Romanzo. Non dirò praticamente niente del progetto perché qualcosa lo avete letto nel primo concept che è stato diffuso, poi ne verranno altri. Dirò soltanto che quello che ci preme più di ogni altra cosa non è lo sguardo della filosofia sul romanzo, o più in generale sulla narrazione, o ancora più in generale sulla finzione, perché spesso lo sguardo della filosofia è molto molto angusto su oggetti che la trascendono. Una volta mi è capitato di ascoltare uno dei più grandi filosofi del Novecento, il quale, nemmeno senza tanta ironia, parlando di Orson Welles, si lamentava di Orson Welles fondamentalmente perché Orson Welles non aveva letto i suoi libri. Ecco, questo per farvi capire quanto a volte lo sguardo dei filosofi possa essere angusto e quanto a volte i filosofi possano calare degli schemi interpretativi rigidissimi su oggetti che invece sfuggono da tutte le parti. Quello che ci interessa invece, all'opposto, più di ogni altra cosa, è provare a riflettere insieme filosofi e storici della letteratura sul carattere intrinsecamente filosofico di alcuni grandi romanzi, in particolare del Novecento. Affrontare alcuni romanzi, a partire da Proust, come formidabili macchine di pensiero, come formidabili macchine di filosofia. La filosofia non è appannaggio esclusivo dei filosofi, per fortuna, e quindi nessuno esclude che un grande romanzo possa addirittura vedere filosoficamente molto prima della filosofia, che come sappiamo hegelianamente si leva come la nottola di Minerva sul far della sera, cioè arriva molto più tardi la filosofia rispetto alla letteratura di finzione e rispetto ad altre cose. Vi dico allora, prima di chiudere, quali saranno i nostri prossimi appuntamenti. Avremo un primo ciclo che finirà a maggio, che comincerà a marzo, che finirà a maggio, poi avremo un secondo ciclo in autunno che si aprirà con una festa a 10 anni dalla defezione di David Foster Wallace. David Foster Wallace se n'è andato esattamente 10 anni fa, ha scelto di andarsene 10 anni fa, il 12 settembre del 2008, e noi il 12 settembre 2018, non c'è nessun bisogno di far coincidere le date, ma insomma vorremmo aprire la sessione autunnale di questo ciclo nel segno di questo straordinario scrittore
massimalista, come è stato definito, ma anche molto comico, estremamente divertente. Allora, i prossimi incontri saranno il 12 marzo con Gabriele Frasca, e l'incontro avrà per titolo Fenomenologia della lingua matrigna, Gadda, Nabokov e Beckett, 1946-1958, e Frasca avrà un contrappunto di un filosofo morale che è Carmelo Colangelo. Proseguiremo il 16 aprile con Francesco De Cristofaro, un saluto, con una jam session che si chiamerà Corde pazze, comico e grottesco nel romanzo del secondo Novecento, e ci sarà il contrappunto mio. E chiudiamo il primo ciclo con Giancarlo Alfano, trasmissione del trauma, il caso Austerlitz e la narrativa di Sebald, con il contrappunto di Massimo Palma. Ci onorano, ci gratificano della loro presenza e della loro amicizia anche il console francese che saluto, Jean-Paul Sèvre, l'avvocato Gennaro Oliviero, che è il presidente di un'associazione unica nel nostro panorama, che è l'Associazione degli Amici di Marcel Proust, e sono molto contento che questi amici ci abbiano fatto visita per Proust e per Sandro Lombardi. Sandro Lombardi avrebbe poco bisogno di presentazioni, è uno degli attori più amati e significanti della scena teatrale degli ultimi decenni, è un attore coltissimo, viene dalla storia dell'arte, il suo primo libro era su Jean Fouquet, un attore che come avrete letto stamattina sul Corriere del Mezzogiorno in una lunga intervista, ha un rapporto molto stretto con Napoli, molto viscerale con Napoli, con la nostra città, e un rapporto molto forte con Marcel Proust. È in assoluto il lettore più straordinario di Proust che io conosca e che sia dato ascoltare. Sandro Lombardi è anche un notevolissimo scrittore, disegnato almeno due libri. Un libro autobiografico, Gli anni felici, di grande bellezza, scritto con una prosa che anche andrebbe studiata a scuola e all'università, un libro che racconta anche tutti gli anni di apprendistato teatrale e non solo. È un romanzo, Le mani sull'amore, che è una storia dolente, delicata, di malattia, prossimità alla morte, rinascenza, ed è soprattutto una delle più belle storie d'amore che la letteratura italiana negli ultimi anni abbia prodotto. Come tutte le cose meravigliose, poi ha avuto una eco importante, ma forse non l'eco che avrebbe fortemente meritato. Spero che domani Sandro poi sarà al Museo Archeologico Nazionale, qui siete tutti quanti invitati alle 17:30, e questa volta domani leggerà Lucrezio, Seneca e Tacito, contrappuntando con la sua voce un dialogo a due voci tra un latinista, un grande latinista, Ivano di Origi, e uno scrittore, saggista, giornalista italiano, che è Paolo Di Paolo, in un incontro sul tema tristemente attuale, il rapporto tra gli intellettuali, il principe e la politica. Un incontro abbastanza attuale e inquietante. Quindi ringraziandolo per l'amicizia della quale da molti anni gratifica me e soprattutto gratifica noi, gratifica la città di Napoli, do la parola a Sandro Lombardi ringraziandolo di tutto. Per lungo tempo mi sono coricato presto la sera. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso: mi addormento. E mezz'ora più tardi il pensiero, che era tempo di cercare sonno, mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Mentre dormivo, non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava di essere io stesso quello di cui il libro si occupava. Una chiesa, un quartetto,
la rivalità di Francesco I e Carlo V. Questa convinzione sopravviveva per qualche secondo al mio risveglio. Non scombussolava la mia ragione, ma premeva come un guscio sopra i miei occhi, impedendogli di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come i pensieri di un'esistenza anteriore dopo la metempsicosi. Immediatamente recuperavo la vista e mi sbalordiva trovarmi circondato da un'oscurità dolce e riposante per i miei occhi, ma più ancora forse per la mia mente, alla quale essa appariva come una cosa immotivata, inspiegabile, come qualcosa di veramente oscuro. Mi chiedevo che ora potesse essere. Sentivo il fischio dei treni che, più o meno da lontano, come il canto di un uccello in una foresta, dava risalto alle distanze, descrivendomi la distesa della campagna deserta dove il viaggiatore si affretta verso la stazione più vicina e il sentiero che percorre è destinato ad essere impresso nel suo ricordo dall'eccitazione che gli viene da luoghi nuovi e gesti non abituali, dai discorsi e dagli addii scambiati poco fa sotto una lampada straniera e che ancora lo seguono nel silenzio della notte, dalla dolcezza infine che si approssima del ritorno. Appoggiavo con tenerezza le mie gote a quelle incantevoli del guanciale che sembrano così piene e fresche le gote della nostra fanciullezza. Accendevo un fiammifero per guardare l'orologio. Quasi mezzanotte. È il momento in cui il malato, che è stato costretto a mettersi in viaggio e ha dovuto fermarsi a dormire in un albergo sconosciuto, svegliandosi per una crisi, vede con gioia scivolare sotto la porta una striscia di luce. Che felicità! È già mattino. Fra un momento i domestici si alzeranno e lui potrà suonare, verranno a portargli aiuto. La speranza del soccorso gli dà nuovo coraggio per soffrire. Ecco, gli sembra d'aver sentito dei passi. Sì, i passi si avvicinano, ma poi si allontanano. E la striscia di luce che era sotto la porta è scomparsa. È mezzanotte. Hanno spento il gas. L'ultimo domestico se n'è andato e bisognerà restare tutta la notte a soffrire senza rimedio. Mi riaddormentavo e a volte non mi svegliavo più che per brevi istanti. Il tempo di sentire gli scricchiolii organici dei legni, d'aprire gli occhi per fissare il caleidoscopio del buio, di assaporare, grazie a un momentaneo barlume di coscienza, il sonno nel quale erano immersi i mobili, la stanza, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte e alla cui insensibilità tornavo subito ad unirmi. Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. Svegliandosi, li consulta distinto e vi legge in un attimo il punto che occupa sulla terra, il tempo che è trascorso fino al suo risveglio, ma i loro ranghi possono spezzarsi, confondersi. Mettiamo che il sonno lo abbia colto verso il mattino, dopo un'insonnia, mentre stava leggendo, in una positura troppo diversa da quella in cui dorme abitualmente. Basterà il suo braccio sollevato per fermare e far indietreggiare il sole, e nel primo istante del risveglio egli non saprà più che ora sia. Sarà convinto di essersi appena coricato. O mettiamo che si sia assopito in una posizione ancora più irregolare e divergente, per esempio seduto dopo pranzo in una poltrona. E allora il disorientamento sarà completo in quei mondi usciti dalla propria orbita. La poltrona magica lo farà viaggiare a tutta velocità nel tempo e nello spazio, e al momento di aprire gli occhi egli crederà di trovarsi a letto alcuni mesi prima e
altro paese. Ma era sufficiente che nel mio stesso letto il mio sonno fosse profondo e tale da distendere completamente il mio spirito, ed ecco che questo abbandonava la mappa del luogo dove mi ero addormentato, e svegliandomi nel pieno della notte io non sapevo più dove mi trovassi e in un primissimo momento nemmeno chi fossi. Avevo, nella sua semplicità primaria, soltanto il sentimento dell'esistenza, così come può fremere nella profondità di un animale. Ero più privo di tutto dell'uomo delle caverne. Forse l'immobilità delle cose che ci circondano è imposta loro dalla nostra certezza che si tratta proprio di quelle cose e non di altre, dall'immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Quel che è certo è che quando, svegliandomi in quel modo, il mio spirito s'agitava per cercare senza riuscirci di sapere dove fossi, tutto, oggetti, paesi, anni, tutto vorticava intorno a me nel buio. Il mio corpo, troppo intorpidito per muoversi, cercava di individuare, in base alla forma della sua stanchezza, la posizione delle sue membra per dedurne l'andamento della parete, la disposizione dei mobili, per ricostruire e dare un nome alla casa in cui si trovava. La sua memoria, la memoria delle sue coste, dei suoi ginocchi, delle sue spalle, gli presentava una dopo l'altra parecchie delle camere in cui aveva dormito, mentre tutto intorno le pareti invisibili, mutando posizione secondo la forma della stanza immaginata, turbinavano nelle tenebre. E prima ancora che il mio pensiero, esitante sulla soglia dei tempi e delle forme, identificasse la casa mettendo una accanto all'altra le circostanze, lui, il mio corpo, ricordava per ciascuna di esse il tipo di letto, la collocazione delle porte, l'esposizione delle finestre, l'esistenza di un corridoio e in più tutte le cose che avevo pensate addormentandomi e ritrovate al risveglio. Il mio fianco anchilosato, cercando di indovinare il proprio orientamento, immaginava per esempio d'essere disteso verso il muro in un grande letto a baldacchino e subito mi dicevo: guarda, ho finito per addormentarmi anche se la mamma non è venuta a dirmi buonanotte. Ero in campagna, a casa del nonno, morto parecchi anni fa, e il mio corpo, il fianco sul quale ero appoggiato, custodi fedeli di un passato che il mio spirito non avrebbe mai dovuto dimenticare, mi ricordavano la fiamma della veglieuse di vetro di Boemia, a forma d'urna, sospesa al soffitto con delle catenelle, e il cammino in marmo di Siena nella mia camera da letto di Combré, nella casa dei nonni, durante giorni lontani che in quel momento mi figuravo attuali senza rappresentarmeli esattamente, e che avrei rivisto meglio quando, pochi istanti dopo, fossi stato sveglio del tutto. Queste evocazioni turbinanti e confuse non duravano mai che qualche secondo. Spesso la mia breve incertezza circa il luogo in cui mi trovavo non staccava l'una dall'altra le diverse supposizioni di cui essa era fatta, meglio di quanto, vedendo correre un cavallo, non riusciamo ad isolare le posizioni successive mostrateci dal cinetoscopio. Ma, avendo rivisto un po' l'una, un po' l'altra delle camere dove avevo abitato nella mia vita, vivo per ricordarmene tutte durante le lunghe fantasticherie che seguivano il risveglio. Camere d'inverno, dove quando si è coricati si ficca la testa in un nido messo insieme con le cose più disparate: un angolo del guanciale, l'estremità delle coperte, il capo di uno scialle, il bordo del letto e un numero dei devaros, cementati infine tra loro con la tecnica degli uccelli,
cioè posandovisi sopra un numero infinito di volte. Camere dove, quando il tempo è glaciale, il piacere che si assapora è quello di sentirsi separati dall'esterno, come la rondine di mare che ha fatto il nido in fondo a un sotterraneo, nel calore della terra. E poiché il fuoco è rimasto acceso tutta la notte nel camino, si dorme dentro un grande mantello d'aria calda e fumosa, attraversata dai bagliori dei tizzoni che si riaccendono, sorta di impalpabile alcova, di calda caverna scavata all'interno della camera stessa, zona ardente e mobile nei suoi contorni termici, ventilata da soffi che ci rinfrescano il volto e che vengono dagli angoli, dalle parti della stanza che, vicine alla finestra o lontane dal fuoco, si sono raffreddate. Oppure camere d'estate, dove è bello essere uniti alla notte tiepida, dove il chiaro di luna che si posa sulle imposte socchiuse getta fino ai piedi del letto la sua scala incantata, dove si dorme quasi all'aria aperta, come la cincia cullata dalla brezza sulla cima di un raggio. A volte ancora la camera Luigi XVI, così allegra che nemmeno la prima sera mi ci ero sentito troppo infelice, e dove le colonnine che sostenevano con leggerezza il soffitto s'allargavano con tanta grazia per mostrare e difendere lo spazio del letto. A volte invece quella piccola e col soffitto così alto, scavata in forma di piramide, nello spessore di due piani e rivestita in parte di mogano, dove fin dal primo istante ero stato moralmente intossicato dall'odore sconosciuto della vetiveria, certissimo dell'ostilità delle cortine viola, dell'indifferenza insolente della pendola che schiamazzava a tutto spiano come se io non ci fossi stato, dove una strana e impietosa specchiera quadrangolare, sbarrando obliquamente uno degli angoli della stanza, si scavava a vivo nella dolce pienezza del mio assuefatto campo visivo, un posto non previsto, dove il mio pensiero, sforzandosi per ore di slogarsi, di stirarsi in altezza per prendere esattamente la forma della camera e riempire così fino in cima il suo imbuto gigantesco, aveva sofferto molte dure nottate, mentre giacevo nel letto con gli occhi alzati, l'orecchio ansioso, la narice attricciata, il cuore in subbuglio, aspettando il momento in cui l'abitudine avrebbe mutato il colore delle tende, azzittito la pendola, insegnato la pietà allo specchio obliquo e crudele, dissimulato, se non proprio dissolto, l'odore della vetiveria e alquanto alleggerito lo spessore apparente del soffitto. L'abitudine, arredatrice esperta ma terribilmente lenta, che comincia con il lasciar soffrire il nostro spirito per settimane e settimane in una sistemazione provvisoria, ma che questo, nonostante tutto, è ben felice di trovare, già che senza l'aiuto dell'abitudine, con i suoi soli mezzi, il nostro spirito sarebbe del tutto incapace di renderci abitabile una casa. Certo, adesso ero ben sveglio. Il mio corpo aveva compiuto un'ultima giravolta e il buon angelo della certezza aveva fermato ogni cosa intorno a me. Mi aveva sistemato sotto le mie coperte, nella mia camera, e aveva messo più o meno al loro posto, nell'oscurità, il mio cassettone, il mio scrittoio, il mio caminetto, la finestra verso strada e le due porte. Ma non bastava che io sapessi di non trovarmi affatto nelle case di cui l'ignoranza del risveglio ma aveva in un istante, se non presentato un'immagine precisa, almeno fatto credere possibile la presenza. No, ormai la mia memoria s'era messa in moto. Generalmente non cercavo di riaddormentarmi subito e passavo la maggior parte della notte a ricordare la nostra vita d'un tempo a Combré, in casa della prozia, oppure a Balbec,
a Parigi, ad Orsier, a Venezia, in altri luoghi ancora, a ricordare i posti, le persone che vi avevo conosciute, quel che di loro avevo visto, quello che me ne avevano raccontato. A Combray, ogni giorno, a cominciare dalla fine del pomeriggio, molto prima del momento in cui avrei dovuto essere messo a letto e restarmene lì senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia camera da letto ridiventava il punto fisso e dolente delle mie preoccupazioni. Avevano sì escogitato per distrarmi le sere in cui trovavano che avessi un'aria troppo infelice di darmi una lanterna magica con la quale, aspettando l'ora di pranzo, veniva attrezzata la mia lampada e che, nello stile dei primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica, sostituiva all'opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori, dove alcune leggende erano dipinte come su una vetrata vacillante e momentanea. Ma la mia tristezza non ne era che accresciuta, giacché bastava la diversa illuminazione a distruggere l'abitudine che avevo della mia camera e grazie alla quale, escluso il supplizio dell'andare a dormire, essa mi era diventata sopportabile. Adesso non la riconoscevo più e ci stavo con inquietudine, come in una camera d'albergo nella quale fossi arrivato per la prima volta scendendo dal treno. Dopo pranzo, ahimè, ero ben presto costretto a lasciare la mamma, che restava a conversare con gli altri in giardino, se il tempo era bello, o nel salottino dove tutti si ritiravano quando era pronto. Tutti, tranne la nonna, la quale trovava che era un peccato restarsene al chiuso in campagna e aveva continue discussioni con mio padre i giorni in cui pioveva troppo perché mi mandava a leggere in camera invece di permettere che stessi fuori. Non è così? E lo farete diventare energico e robusto, diceva tristemente. E proprio questo bambino poi, che ha tanto bisogno di farsi un po' di forza e di volontà. Mio padre alzava le spalle e scrutava il barometro, perché amava la meteorologia, mentre mia madre, cercando di non far rumore per non disturbarlo, lo guardava con un rispetto intenerito, ma non troppo fissamente, per non cercare di penetrare il mistero delle sue superiorità. Ma la nonna, qualsiasi tempo facesse, anche quando la pioggia imperversava e Françoise aveva ritirato a precipizio le preziose poltrone di vimini perché non si inzuppassero, la nonna la si vedeva, lei, nel giardino deserto, esterzato dall'acquazzone, scostare le sue ciocche disordinate e grigie perché la fronte potesse accogliere più liberamente la salubrità del vento e della pioggia. Ah, finalmente si respira, diceva, e percorreva i fradici viali troppo simmetricamente allineati per i suoi gusti dal nuovo giardiniere sprovvisto del sentimento della natura. La si vedeva con il suo breve passo entusiasta e scattante, regolato su differenti moti che eccitavano nel suo animo l'ebbrezza del temporale, la potenza dell'igiene, la stupidità della mia educazione e la simmetria del giardino. Se questi giri in giardino della nonna avvenivano dopo pranzo, una cosa aveva il potere di farla rientrare. Era in uno di quei momenti nei quali la rivoluzione della sua passeggiata la riportava periodicamente, come un insetto di fronte alle luci del salottino dove i liquori venivano serviti sul tavolo del gioco, quando la mia prozia le gridava: «Matilde, vieni a dire a tuo marito che lasci stare il cognac!» In effetti, per stuzzicarla, la prozia induceva mio nonno, al quale i liquori erano proibiti, a berne qualche goccia. La nonna poverina correva dentro,
pregava con ardore suo marito di non toccare il cognac, ma lui si seccava, beveva lo stesso il suo sorso e la nonna se ne andava di nuovo, triste, scoraggiata e tuttavia sorridente, perché era così umile di cuore e così dolce che la sua tenerezza verso gli altri e il poco conto che faceva della propria persona e delle proprie sofferenze si conciliavano nel suo sguardo in un sorriso nel quale, al contrario di quel che si vede sul volto di tanti esseri umani, non c'era ironia che per lei stessa e per tutti noi invece qualcosa come un bacio. Un bacio dei suoi occhi che non potevano scorgere le persone a cui voleva bene senza accarezzarle appassionatamente con lo sguardo. Quel supplizio che le infliggeva la pazzia, lo spettacolo delle vane preghiere della nonna e della debolezza sconfitta in partenza con cui cercava inutilmente di strappare al nonno il bicchierino del liquore era una di quelle cose alle quali in seguito ci abituiamo fino a considerarle ridendo e a prendere le parti del persecutore in modo sufficientemente allegro e risoluto da renderci persuasi che non si tratta nemmeno di persecuzione. Ma allora esse mi ispiravano un tale orrore che avrei voluto picchiare la mia prozia. Ma appena sentivo Matilde, vieni a dire a tuo marito che lasci stare il cognac. Già uomo per viltà, io facevo ciò che tutti, una volta diventati grandi, facciamo quando sofferenze e ingiustizie sono davanti a noi. Mi rifiutavo di vederle. Salivo a singhiozzare in alto, accanto al locale dove studiavo, sotto il tetto, in una stanzetta che sentiva di giaggiolo e alla quale donava il suo profumo. Anche un ribese selvatico, cresciuto all'esterno, tra le pietre del muro, e che insinuava un ramo fiorito attraverso la finestra socchiusa. Destinata ad un uso più specifico e più volgare, quella stanza, dalla quale la vista spaziava di giorno fino al torrione di Augustin Millepin, mi servì a lungo da rifugio. Senza dubbio perché era l'unica che mi fosse consentito di chiudere a chiave per tutte quelle tra le mie occupazioni che esigevano un'inviolabile solitudine. La lettura, le fantasticherie, le lacrime e il piacere. La mia unica consolazione quando salivo a coricarmi era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio una volta che io fossi a letto. Ma quella buonanotte durava così poco, lei ridiscendeva così presto, che il momento in cui la sentivo salire e poi nel corridoio a doppia porta trascorreva il lieve fruscio della sua veste da gabbino in mussola azzurra, dalla quale pendevano dei cordoncini di paglia intrecciata, era per me un momento doloroso. Esso era il preannuncio di quello che sarebbe seguito e nel quale lei mi avrebbe lasciato, sarebbe ridiscesa. E così, quella buona notte che amavo tanto, mi spingevo sino ad augurarmi che arrivasse il più tardi possibile, perché si prolungasse il tempo di tregua durante il quale la mamma non era ancora venuta. A volte, quando dopo avermi baciato apriva la porta per uscire, io desideravo richiamarla, dirle dammi un altro bacio. Ma sapevo che subito avrebbe avuto la sua espressione di disappunto, perché la concessione che faceva alla mia tristezza e alla mia agitazione salendo a darmi quel bacio, a portarmi quel bacio di pace, irritava mio padre, che giudicava simili riti delle assurdità. E lei avrebbe voluto tentare di farmene perdere il bisogno, l'abitudine, altro che lasciarmi prendere quella di chiederle, quando già stava per oltrepassare la soglia, un nuovo bacio. Ora, vederla indispettita distruggeva tutta la calma di cui mi aveva riempito un istante prima, chinando sul mio letto il suo viso amoroso, protendendolo verso di me come un'ostia
per una comunione di pace dalla quale le mie labbra avrebbero attinto la sua presenza reale e il potere di addormentarmi. Ma quelle sere durante le quali la mamma, tutto sommato, restava così poco nella mia camera, erano ancora dolci in confronto a quelle in cui c'era gente a pranzo e lei, per questa ragione, non saliva a darmi la buonanotte. La gente di solito non era altri che il signor Swan, il quale, tolti alcuni estranei di passaggio, era più o meno l'unica persona che venisse a casa nostra a comprare, a volte per un pranzo tra vicini, a volte dopo pranzo, senza preavviso. Il solo tra noi per il quale una visita di Swan divenisse oggetto di una preoccupazione dolorosa ero io. Le sere in cui c'era lui, la mamma infatti non saliva nella mia camera. Pranzavo prima di tutti gli altri e più tardi potevo sedermi a tavola, ma soltanto fino alle 8, ora in cui era convenuto che salissi. Quel bacio prezioso e fragile che di solito la mamma mi affidava mentre ero nel mio letto e sul punto di addormentarmi, mi toccava trasportarlo dalla sala da pranzo alla mia camera e tenerlo in serbo per tutto il tempo che impiegavo a spogliarmi, senza che la sua dolcezza si incrinasse, senza che si versasse o evaporasse il suo volatile potere. E proprio quelle sere in cui avrei avuto bisogno di riceverlo con maggior precauzione, ero costretto ad afferrarlo, a portarlo via bruscamente, pubblicamente, senza nemmeno avere il tempo e la libertà di spirito necessari per mettere in quello che facevo la speciale attenzione dei maniaci che si sforzano di non pensare a nient'altro mentre chiudono una porta per poter poi opporre al ritorno della loro incertezza morbosa il vittorioso ricordo del momento nel quale l'hanno chiusa. Eravamo tutti in giardino quando risuonarono i due esitanti squilli del campanello. Avrei voluto non pensare alle ore d'angoscia che mi aspettavano quella sera, solo, nella mia camera e incapace di addormentarmi. Cercavo di persuadermi che esse non avevano alcuna importanza perché domattina le avrei dimenticate. Cercavo di attaccarmi a delle idee di futuro che avrebbero dovuto condurmi, come su un ponte, al di là dell'abisso imminente che mi terrorizzava. Con gli occhi non lasciavo mia madre. Sapevo che, una volta a tavola, non mi sarebbe stato permesso di restare per tutta la durata del pranzo e che, per non contrariare mio padre, la mamma non si sarebbe lasciata baciare a più riprese davanti agli altri, come se fossimo stati in camera mia. Così mi ripromettevo, in sala da pranzo, quando si fosse cominciato a mangiare e io avessi sentito avvicinarsi l'ora, di fare in anticipo, riguardo a quel bacio che sarebbe stato così breve e furtivo, tutto ciò che potevo fare da solo, scegliere con lo sguardo il punto della guancia che avrei baciato, di preparare il mio pensiero in modo da riuscire, grazie a quel mentale inizio di bacio, a consacrare per intero il minuto accordatomi dalla mamma a sentire il suo viso contro le mie labbra. Ma ecco che prima che il pranzo fosse servito, il nonno ebbe la ferocia incosciente di dire: «Il piccolo ha l'aria stanca, dovrebbe andare a letto, stasera del resto si pranza tardi». E mio padre, che non teneva così scrupolosamente fede ai trattati come la nonna e la mamma, disse: «Sì, sì, andiamo, vai subito a letto». Io feci per baciare mia madre, ma proprio in quell'istante risuonò la campanella del pranzo. «Ma no, via, lascia stare tua madre, vi siete già detti buonanotte a sufficienza, queste manifestazioni sono ridicole, coraggio, sali». E mi toccò andare senza viatico.
Mi toccò salire gradino dopo gradino la scala, come dice l'espressione popolare, di controcuore, letteralmente contro il mio cuore, che voleva tornare accanto a mia madre, la quale non gli aveva concesso con il suo bacio licenza di venire con me. Una volta in camera mi toccò bloccare tutte le uscite, chiudere le imposte, scavarmi da me stesso la mia tomba, sistemando le coperte, indossare il sudario della camicia da notte. Ma prima di seppellirmi nel letto di ferro che avevano aggiunto nella camera perché d'estate avevo troppo caldo sotto le cortine del lettone, ebbi un moto di rivolta. Volli tentare un espediente da condannato. Scrissi a mia madre, supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dirle per lettera. Affidai la busta a Françoise, la quale tornò dopo un istante a dirmi che erano solo al gelato e che il maggiordomo non poteva certo consegnare la lettera in quel momento davanti a tutti, ma che avrebbe trovato il modo di farla arrivare alla mamma appena possibile. E subito la mia ansia cadde. Adesso non era più fino a domani, come un attimo prima, che avevo lasciato mia madre, cioè che il mio biglietto, non potendo non irritarla, mi avrebbe fatto entrare, estasiato e invisibile, nella sua stessa stanza, le avrebbe parlato di me all'orecchio, e quella sala da pranzo proibita, ostile, che un istante prima mi sembrava racchiudere volontà malefiche e mortalmente malinconiche perché la mamma le assaporava lontano da me, ecco che mi si apriva, simile a un frutto che, divenuto dolce, fa scoppiare il suo involucro, sul punto di sprezzare, di proiettare fino al mio cuore inebriato l'attenzione della mamma nel momento in cui avrebbe detto le mie parole. Adesso non ero più separato da lei, no, le barriere erano cadute, un filo delizioso ci univa. E non era tutto, la mamma certo sarebbe venuta. Ma mia madre non venne, e senza riguardi per il mio amor proprio, mi fece dire da Françoise quelle parole: non c'è risposta. Così spesso poi ho sentito ripetere da portieri di grandi alberghi o da lacchè di case da gioco a qualche povera ragazza che si stupisce: ma come? Non ha detto niente? Non è possibile? Eppure gliel'avete consegnata la mia lettera? Va bene, aspetterò ancora. E così come quella assicura invariabilmente di non aver bisogno della lampada supplementare che il portiere vuole accendere per lei, e se ne resta là, non sentendo più che le rare battute sul tempo che il portiere scambia con un fattorino al quale, accorgendosi a un tratto dell'ora, ordina di mettere in ghiaccio la bevanda di un cliente, allo stesso modo io declinai l'offerta di Françoise di farmi una tisana o di restare accanto a me. E la lasciai tornare nell'office. Mi misi a letto e chiusi gli occhi, cercando di non sentire le voci dei miei parenti che prendevano il caffè in giardino. Ma nel giro di pochi secondi io capii che scrivendo quel biglietto alla mamma e arrivando a rischio di farla arrabbiare così vicino a lei che m'ero creduto ormai sul punto di rivederla, mi ero precluso la possibilità di addormentarmi senza averla rivista. E i battiti del mio cuore si facevano di minuto in minuto più dolorosi, perché io stesso accrescevo la mia agitazione, predicando una calma che equivaleva all'accettazione della mia sventura. All'improvviso, la mia ansia cadde. Una felicità mi invase, come quando un farmaco potente comincia ad agire e ci toglie un dolore. Avevo preso la risoluzione di non cercare più di addormentarmi senza aver rivisto la mamma, di baciarla a qualsiasi costo, benché fossi certo che questo avrebbe significato sopportare a lungo le conseguenze della sua irritazione. Quando fosse salita a corso.
che risultava dalla fine delle mie angosce, mi metteva in uno straordinario stato di allegrezza, non meno di quanto avviene per l'attesa, la sete e la paura del pericolo. Aprii la finestra senza rumore e mi sedetti in fondo al letto. Non facevo quasi nessun movimento, perché da giù non mi sentissero. Fuori le cose sembravano anche essere apprese in una muta attenzione a non turbare il chiaro di luna. Ciò che aveva bisogno di muoversi, il fogliame di un castagno, si muoveva, ma il suo fremito, minuzioso e totale, eseguito fin nelle minime sfumature e nelle più estreme delicatezze, non stringeva sul resto, né vi si fondeva, no, restava circoscritto. Esposti al di sopra di questo silenzio che non ne assorbiva un'oncia, i rumori più distanti, quelli che dovevano venire dai giardini situati all'alto capo della città, si percepivano in dettaglio, con una tale finitezza che sembravano dovere un simile effetto di lontananza unicamente al loro pianissimo, come certi motivi in sordina eseguiti dall'orchestra del conservatorio così bene che l'ascoltatore, pur non perdendone una sola nota, ha l'impressione di sentirli risuonare dal di fuori della sala. Sapevo che la situazione nella quale mi mettevo era, fra tutte, quella che poteva avere per me, da parte dei miei genitori, le conseguenze più gravi, molto più gravi di quanto un estraneo non potesse supporre, tali in verità che egli avrebbe creduto che solo qualche colpa davvero vergognosa fosse in grado di provocarle. Ma nell'educazione che mi veniva impartita, la gerarchia delle colpe non era la stessa che nell'educazione degli altri ragazzi, e davanti a io ero stato abituato a collocare quelle di cui capisco ora che possedevano la caratteristica comune di essere commesse per cedimento a un impulso nervoso. Ma allora questa espressione non veniva pronunciata. Nessuno denunciava di quelle colpe un'origine che avrebbe potuto farmi credere di essere scusabile se mi cedevo, o forse addirittura incapace di resistermi. Io però le riconoscevo bene, dall'angoscia che le precedeva, non meno che dalla severità del castigo che le seguiva, e sapevo che quella di cui mi ero appena macchiato apparteneva, benché infinitamente più grave, alla stessa famiglia di altre per le quali ero stato punito con rigore. Ebbene, avessi anche dovuto gettarmi dalla finestra 5 minuti dopo, preferivo agire così. Quel che volevo adesso era la mamma, dirle buonanotte. Ero andato troppo in là sulla via verso la realizzazione di questo desiderio per poterne tornare indietro. Sentii i passi dei miei parenti che accompagnavano Swan, e quando il sonaglio della porta mi avvertì che se n'era andato, mi affacciai alla finestra. La mamma chiedeva a mio padre se la ragosta gli fosse sembrata buona e se il signor Swan avesse preso dell'altro gelato di caffè e pistacchio. A me è parso un po' banale quel gelato, disse mia madre, e credo che la prossima volta bisognerà trovare un altro gusto. Poi mio padre disse: bene, cara, se vuoi possiamo salire a coricarci. Ma se vuoi tu, amico mio, anche se io non ho nemmeno un'ombra di sonno, eppure non può essere stato quel gelato di caffè così innocuo a tenermi sveglia, ma vedo della luce nell'office e dal momento che la povera Françoise mi ha aspettata, le chiederò di slacciargli il corpetto mentre tu ti spogli. E mia madre aprì la porta traforata che dal vestibolo immetteva sulle scale. Subito la sentii che saliva a chiudere la sua finestra. Allora andai senza rumore nel corridoio. Il cuore mi batteva così forte che facevo fatica a camminare, ma almeno non batteva più di ansia, ma di spavento.
e di gioia. Vidi nella tromba delle scale la luce proiettata dalla candela della mamma. Poi la vidi, lei stessa, e mi slanciai. In un primo momento lei mi guardò sbalordita, senza capire cosa fosse successo. Poi il suo viso assunse un'espressione di collera. Non diceva neppure una parola e in effetti per molto meno di questo non mi veniva rivolto il discorso per giorni e giorni. Se la mamma mi avesse detto qualcosa, sarebbe stato come ammettere che era possibile riparlare con me. E d'altra parte la circostanza mi sarebbe forse sembrata ancora più terribile. Il segno che di fronte alla gravità del castigo che si preparava, il silenzio, il corruccio, erano puerili. Una parola sarebbe stata la calma con la quale si risponde a un domestico una volta che si sia deciso di licenziare. Il bacio che si dà a un figlio quando lo si spedisce ad arruolarsi, mentre non si esiterebbe a negarglielo se ci si dovesse accontentare di tenergli il broncio per 2 giorni. Ma lei sentì mio padre che saliva dalla stanza da bagno dove era andato a spogliarsi. Per evitare la scenata che lui mi avrebbe fatta, mi disse con voce soffocata dalla collera: «Scappa, scappa, che almeno tuo padre non ti veda qui, che aspetti come un folle!» Ma io intanto le ripetevo: «Vieni, vieni a darmi la buonanotte», terrorizzato alla vista del riflesso della candela di mio padre che s'alzava ormai lungo la parete, ma sfruttando anche il suo avvicinarsi come strumento di ricatto. E sperando che la mamma, per evitare che mio padre mi trovasse ancora lì, se lei continuava a non cedere, mi dicesse: «Torna in camera tua, vengo subito». Troppo tardi. Mio padre era davanti a noi. Senza volerlo mormorai queste parole che nessuno sentì: «Sono perduto». Non fu così. Mio padre mi rifiutava di continuo dei permessi che mi erano stati riconosciuti nei più larghi patti concessi da mia madre e da mia nonna, perché non si curava dei principi. E non era questione con lui di diritto delle genti. Per una ragione affatto contingente, o addirittura senza ragione, mi supprimeva all'ultimo momento una passeggiata così abituale, così consacrata, che era impossibile privarmene senza spergiuro. Oppure, come avevo fatto proprio quella sera, molto prima dell'ora rituale, mi diceva: «Coraggio, sali a coricarti, nessuna spiegazione». Ma allo stesso modo, poiché non aveva principi, non aveva, propriamente parlando, nessuna intransigenza. Mi guardò un istante con aria sorpresa e irritata. Poi, quando la mamma gli ebbe spiegato l'accaduto con poche parole imbarazzate, le disse: «Ah, vai con lui dunque, visto che dicevi appunto di non aver voglia di dormire, rimani un po' in camera sua, io non ho bisogno di niente». «Ma, amico mio», si oppose timidamente mia madre, «che io abbia voglia o no di dormire non cambia niente, non si può abituare il ragazzo». «Ma non si tratta di abituare», disse mio padre scrollando le spalle. «Lo vedi bene che il piccolo soffre, ha un'aria disperata, povero bambino. Insomma, non siamo mica dei carnefici. Quando sarei riuscita a farlo ammalare, bel progresso avrei fatto. Su, su, visto che in camera sua ci sono 2 letti, di a Françoise di prepararti quello grande e dormi con lui per stanotte. Su, avanti, buonanotte. Io che non sono nervoso come voi, me ne vado a dormire». Non si poteva ringraziare mio padre. Lo si sarebbe soltanto infastidito con quelle morboserie, come le chiamava lui. E così me ne stetti là, senza azzardare un movimento. Lui era ancora davanti a noi, alto, nella sua camicia da notte bianca, sotto lo scialle indiano, viola e rosa, che da quando soffriva di nevralgie s'annodava intorno alla testa. Sono passati parecchi anni da allora. La parete delle scale lungo la quale vidi salire il riflesso della candela non esiste più da molto tempo.
E anche dentro di me tante cose sono andate distrutte che credevo dovessero durare per sempre, e altre nuove ne sono sorte, facendo nascere nuove pene, nuove gioie che quella sera non avrei potuto prevedere, così come quelle di allora mi è ormai talmente difficile capirle. E da molto tempo a mio padre non è più possibile dire alla mamma: su, vai col piccolo. Quelle ore mi sono ormai inaccessibili. Ma da un po' di tempo ho ricominciato a sentire molto bene, se mi concentro, i singhiozzi che ebbi la forza di trattenere davanti a mio padre e che scoppiarono quando, più tardi, mi ritrovai solo con la mamma. In realtà essi non sono mai cessati, ed è soltanto perché la vita si è fatta adesso più silenziosa intorno a me che li sento di nuovo, come quelle campane di conventi che il clamore della città copre tanto bene durante il giorno da far pensare che siano state messe a tacere e invece si rimettono a suonare nel silenzio della sera. La mamma passò quella notte nella mia camera. Proprio quando avevo commesso una colpa così grave da farmi credere che avrei dovuto andarmene via di casa, i miei genitori mi concedevano più di quanto avessi mai ottenuto da loro come ricompensa di una buona azione. Persino nel momento in cui si estrinsecava in questa grazia, il comportamento di mio padre nei miei confronti conservava quel tanto di arbitrario e di immeritato che era la sua caratteristica e che si poteva riassumere nel fatto che a determinarlo erano piuttosto delle convenienze fortuite che non un piano premeditato. Può anche darsi che quella che io chiamavo la sua severità quando mi mandava a letto meritasse tale definizione meno di quella di mia madre o di mia nonna, già che la natura di mio padre, per alcuni aspetti più divergente dalla mia di quanto non fosse la loro, probabilmente non aveva ancora intuito fino a quel momento la mia infelicità di ogni sera, di cui mia madre e mia nonna erano invece ben consapevoli. Ma loro due mi amavano tanto da non volermi risparmiare la sofferenza, da volermi insegnare a dominarla, per attenuare la mia sensibilità nervosa, per rafforzare la mia volontà. Quanto a mio padre, che nutriva per me un altro genere d'affetto, non so se avrebbe avuto un simile coraggio. La prima volta che si era accorto che soffrivo, aveva detto a mia madre: su, vai a consolarmi. La mamma restò quella notte con me e, come se non volesse guastare con il minimo rimorso delle ore così diverse da quelle cui avrei potuto legittimamente aspirare, quando Françoise resesi conto che succedeva qualcosa di straordinario vedendo la mamma che, seduta accanto a me, mi teneva la mano e mi lasciava piangere senza sgridarmi, le chiese: ma signora, cosa ha il signorino da piangere tanto? E le rispose: ma non lo sa neanche lui, Françoise. Ha una crisi di nervi. Su, preparatevi subito il letto grande e andate a dormire. E così, per la prima volta, la mia tristezza non era più considerata una mancanza da punire, ma un male involontario, al quale era toccato un riconoscimento ufficiale, uno stato nervoso, di cui io non ero responsabile. Provavo il sollievo di non dover più mescolare degli scrupoli all'amarezza delle mie lacrime. Potevo infine piangere senza colpa, senza peccato. E non ero certo poco fiero di fronte a Françoise di questo rivolgimento del destino che, a distanza di un'ora da quando la mamma si era rifiutata di salire in camera mia e mi aveva sdegnosamente fatto rispondere che dovevo dormire, mi innalzava adesso alla dignità di persona adulta, facendomi raggiungere di colpo una sorta di pubertà della sofferenza, di emancipazione delle lacrime. Avrei dovuto essere felice. Non lo ero.
sembrava che mia madre mi avesse fatto una prima concessione che doveva essere stata dolorosa. Mi sembrava che si trattasse da parte sua di una prima abdicazione a quell'ideale che aveva immaginato per me, che per la prima volta lei, così coraggiosa, si confessasse vinta. Mi sembrava di averle portato sì una vittoria, ma contro di lei, di essere riuscito a piegare la sua volontà, a far cedere la sua ragione, così come avrebbero potuto riuscirci la malattia, i dispiaceri o l'età, e che quella notte inaugurasse un'era e fosse destinata a restare come una data, ma una data triste. Se ne avessi avuto il coraggio, adesso avrei voluto dirle: non voglio, mamma, non dormire qui. Ma conoscevo la saggezza pratica, realistica si direbbe oggi, che mitigava in lei la natura ardentemente idealista della nonna, e sapevo che, ora che il male era fatto, avrebbe preferito lasciarmene almeno gustare il pacificante piacere e non disturbare mio padre. Certo, il bel viso di mia madre brillava ancora di giovinezza quella sera, mentre mi stringeva teneramente le mani e cercava di frenare le mie lacrime. Ma mi sembrava, ecco, che fosse qualcosa che non avrebbe dovuto essere. E la sua collera sarebbe stata meno triste per me di quella dolcezza nuova che la mia infanzia non aveva mai conosciuta. Mi sembrava di aver tracciato nella sua anima, con mano empia e segreta, una prima ruga, di averle fatto spuntare un primo capello bianco. E questo pensiero fece raddoppiare i miei singhiozzi. E vidi allora che la mamma, che con me non si lasciava mai andare alla minima commozione, veniva di colpo conquistata dalla mia e si sforzava di trattenere una voglia di pianto. Avvertì che me ne ero accorto e, ridendo, mi disse: guardatelo, il mio stupidello, il mio uccellino, finirà col far diventare la mamma sciocca come lui se non la svegliamo tutte e due. Su, visto che non hai sonno e la mamma neppure, invece di stare qui a struggerci, facciamo qualcosa. Prendiamo uno dei tuoi libri. Ma non ne avevo in camera. Non ci resterai male dopo se tiro fuori adesso i libri che la nonna deve regalarti per la tua festa. Pensaci bene, non sarai deluso dopodomani di non ricevere niente. Al contrario, ero felice. E la mamma andò a cercare un pacco di libri dei quali non mi fu possibile indovinare, attraverso la carta che li avvolgeva, che il formato basso e largo, ma che già sotto questo aspetto così sommario e velato, eclissavano ai miei occhi la scatola di colori di Capodanno e i batti da seta dell'anno precedente. Erano la Marodiale, François Champy, la Petite Fadette e la Maître Sonneur. La nonna, venne a saperlo in seguito, aveva scelto dapprima le poesie di Musset, un volume di Rousseau e Indiana. Infatti, così come giudicava le letture futili, altrettanto malsane quanto le caramelle e i pasticcini, era convinta la nonna che i grandi soffi del genio non potessero avere sullo spirito, anche sullo spirito di un bambino, un influsso più pericoloso e meno vivificante di quello esercitato sul corpo dall'aria aperta e dal vento di mare. Ma poiché mio padre l'aveva quasi trattata come una pazza quando aveva saputo che libri intendeva regalarmi, lei era tornata di persona dal libraio a Jouy-le-Vicomte perché io non rischiassi di restare senza regalo. Era un giorno di caldo cocente e, rientrando a casa, aveva avuto un malore, tanto che il medico aveva avvertito mia madre di non lasciare che si staccasse a quel modo e aveva ripiegato sui quattro romanzi campestri di George Sand. Figlia mia, diceva alla mamma, io non potrei mai regalare al ragazzo qualcosa di scritto male. La mamma si sedette accanto al mio letto. Aveva preso François Champy, cui la copertina rossastra e il titolo incomprensibile conferivano ai miei occhi una personalità spiccata.
e un fascino misterioso. Non avevo ancora letto nessun vero romanzo. Avevo sentito dire che George Sand era l'archetipo del romanziere e questo mi disponeva a priori a immaginare in François de Champy qualcosa di indefinibile, di delizioso. I procedimenti narrativi destinati a eccitare la curiosità o la commozione, certi modi di dire che destano l'inquietudine e la malinconia e che un lettore un po' istruito riconosce comuni a molti romanzi, mi apparivano semplicemente, a me che consideravo un libro nuovo, non come qualcosa che ha molti omologhi, ma come una persona unica, che ha in se stessa la sua sola ragione d'esistere, una sconvolgente emanazione dell'essenza propria di François de Champy. Sotto quegli eventi così quotidiani, quegli oggetti così comuni, quelle espressioni così correnti, lo avvertivo come un'intonazione, un'accentazione strana. L'azione prese avvio e mi parve tanto più oscura, in quanto allora, leggendo, io mi perdevo spesso per pagine intere dietro a tutt'altro. E alle lacune che questa distrazione apriva nel racconto, si aggiungeva il fatto che la mamma, se era lei a leggermi ad alta voce, saltava tutte le scene d'amore. E così tutti i bizzarri mutamenti che si producono nell'atteggiamento reciproco della mugnaia e del ragazzo e che non trovano spiegazione se non nei progressi di un amore crescente, mi apparivano improntati a un profondo mistero, la cui scaturigine io mi figuravo volentieri dovesse trovarsi in quel nome, sconosciuto e così dolce, Champy, che gettava sul fanciullo che lo portava, senza che io ne sapessi la ragione, il suo colore vivo, imporporato e incantevole. Se mia madre era una lettrice infedele, era, d'altra parte, per le opere nelle quali ritrovava l'accento di un sentimento vero, una lettrice ammirabile per il rispetto e la semplicità dell'interpretazione, per la bellezza e la dolcezza del suono. Anche nella vita, quando erano creature e non opere d'arte a suscitare così la sua commozione o la sua ammirazione, faceva tenerezza vedere con quanto riguardo scattava dalla sua voce, dai suoi gesti, dalle sue parole, quello scoppio d'allegria che avrebbe potuto ferire la madre alla quale tempo prima era morto un bambino, quell'accenno ad una festa, ad un anniversario che avrebbe potuto indurre la persona anziana a riflettere sul peso dei propri anni, quel dettaglio di vita domestica che sarebbe riuscito molesto al giovane studioso. Analogamente, quando leggeva la prosa di George Sand, che respira sempre la bontà, la distinzione morale che la mamma aveva imparato dalla nonna a considerare superiori a tutto nella vita e che solo molto più tardi io le avrei insegnato a non considerare superiori a tutto anche nei libri, attenta a bandire dalla propria voce ogni leziosità, ogni affettazione che avrebbe potuto impedirle di riceverne il flusso potente, infondeva a quelle frasi che sembravano scritte per lei e che rientravano, per così dire, senza residui nel registro della sua sensibilità, tutta la tenerezza naturale, tutta l'ampia dolcezza con le quali esse reclamavano di essere pronunciate. Per affrontarla nel tono giusto, ritrovava l'accento cordiale che ad esse preesiste e che le ha dettate, ma di cui le parole non danno alcuna indicazione. Grazie a questo smorzava di passaggio qualsiasi crudezza nei tempi dei verbi, dava all'imperfetto e al passato remoto la dolcezza che c'è nella bontà, la malinconia che c'è nella tenerezza, indirizzava la frase che finiva verso quella che stava per cominciare, ora accelerando, ora rallentando la marcia delle sillabe per inserirle, benché le loro quantità fossero diverse, in un ritmo uniforme. Insufflava in quella prosa così comune una sorta di vita sentimentale e ininterrotta. I miei rimorsi erano placati. Mi lasciavo andare alla dolcezza di quella notte in cui avevo mia madre accanto a me.
Sapevo che una notte simile non si sarebbe mai ripetuta. Sapevo che il desiderio più grande che io avessi al mondo, tenere mia madre con me nella mia camera durante le tristi ore notturne, contrastava troppo con le necessità della vita e con il volere di tutti, perché l'esaudimento che gli era stato concesso quella sera potesse essere altro che eccezionale e artificioso. Domani la mia angoscia sarebbe ricominciata e la mamma non sarebbe rimasta. Ma quando le mie angosce si calmavano, io non le capivo più. E poi la sera del giorno dopo era ancora lontana. Dicevo a me stesso che avrei avuto tutto il tempo di trovare un rimedio, anche se quel breve tempo non mi avrebbe certo dotato di nuovi poteri, trattandosi oltretutto di cose che non dipendevano dalla mia volontà e che solo per l'intervallo che le separava ancora da me potevano apparirmi più evitabili. E così, ogni volta che svegliandomi di notte mi ricordavo di Combré, per molto tempo non ne vidi che quella sorta di lembo luminoso ritagliato nel mezzo di tenebre indistinte, simile a quelli che l'accensione di un bengala o un fascio di luce elettrica rischiarano e isolano in un edificio che resta per le altre parti sprofondato nel buio, abbastanza largo alla base, il salottino, la sala da pranzo, l'imbocco del viale non illuminato, dal quale sarebbe comparso il signor Swan, l'ignaro responsabile delle mie tristezze, il vestibolo nel quale mi sarei avviato verso il primo gradino della scala, che era così crudele salire e che costituiva da sola il tronco fortemente assottigliato di questa piramide irregolare, e al suo vertice la mia camera da letto, con annesso il piccolo corridoio dalla porta a vetri per l'ingresso della mamma, in breve, visto sempre alla stessa ora, isolato da tutto ciò che poteva esistere intorno, si stagliava, unica presenza nell'oscurità, lo scenario, strettamente indispensabile, come quelli che figurano in testa ai vecchi copioni teatrali per le rappresentazioni in provincia.